porto i saluti di Vincenzo Di Staso, che è un giornalista di Manfredonia. Benissimo, ringrazio e ricambierò con immenso piacere. Grazie. Perfetto. Il viaggio del nostro telegiornale nel mondo della musica lirica prosegue. Abbiamo avuto tanti ospiti in questi giorni e settimane. Quest'oggi abbiamo il piacere di avere collegata la vedette Francesca Rinaldi. Buongiorno. Buongiorno e grazie. Sono io che ringrazio lei, signor Rinaldi, di essere con noi, anche perché, insomma, parlare di musica lirica di questi tempi non è facilissimo, visto che stiamo vivendo una condizione molto particolare. Signor Rinaldi, le posso chiedere come prima domanda, come è nata questa passione per lei, per la musica lirica? Diciamo che è nata con me. In quanto la levatrice che mi prese alla mia nascita era considerata una veggente e disse: è nata la cantante lirica. Chiedo scusa, ma sono sue parole, riferitemi poi da mia madre. Quindi io non ho scelto, sono stata scelta. Credo che questo sia stato un segno del destino che indubbiamente le ha portato fortuna. Sicuramente, sicuramente. Ho avuto questo grande privilegio di saperlo dalla nascita. Questa è sicuramente una qualche cosa di importante. Poi il suo percorso di studio, signora Rinaldi, come si è sviluppato nel tempo per lei? Beh, naturalmente dopo aver studiato al Conservatorio Umberto Giordano e quindi aver conseguito il diploma, ho cominciato a fare innumerevoli stage con cantanti, Mirella Freni, Carlo Bergonzi, Mirella Parutto, e poi l'incontro fortuito con Katia Ricciarelli, che è stata praticamente la mia madrina. Io ho debuttato grazie a lei, nella Bohème. Di Puccini, quindi nel ruolo di Mimì. Lei è stata la mia madrina e continua questo rapporto, è sempre continuato negli anni. Anche attraverso non solo la musica lirica, ma anche attraverso progetti che hanno riguardato questo settore, se non ricordo male, Francesca. Certo, per 2 anni ho divulgato l'opera lirica nelle scuole della mia città, quindi ai bambini dai 6 ai 12-13 anni, con un progetto di Katia Ricciarelli, Vi canto una storia, progetto portato avanti poi dalla Camerata Musicale delle Arti di Matera, nella figura del maestro Zingariello. Quindi ho collaborato con loro. Insegnando ai bambini, facendo proprio lezione nelle loro aule, insegnando ai bambini la bellezza dell'opera lirica, insegnando loro delle arie o dei pezzi di coro che poi hanno cantato durante lo spettacolo finale. Quindi è stato uno stupore sia per me, ma anche per i ragazzi. Che non Credo che i ragazzi siano sicuramente rimasti affascinati da ciò, dalla sua voce, soprattutto dagli insegnamenti che lei ha portato. Signor Rinaldi, le posso chiedere con la dovuta sensibilità come sta vivendo questi mesi così particolari? è un po' come tutti, credo che in questo momento sia la cosa più importante sia salvaguardare la salute di tutti. Naturalmente lo scenario artistico è devastato, ma non solo lo scenario artistico. Viviamo questa devastazione, con la speranza che prima o poi, non dico si ritorni alla vita di prima, perché forse eravamo arrivati anche ad un punto
non molto bello, e quindi che si possa ritornare a godere delle piccole cose e delle belle cose, di avere di nuovo desiderio di andare ad ascoltare un'opera, di andare a teatro, non lo so, di coltivare il bello in tutte le sue forme. È vero, su questo siamo perfettamente d'accordo e so anche che siete stati molto danneggiati anche dalla chiusura dei teatri stessi, che sono poi il fulcro centrale delle vostre opere liriche. Certo, questo sicuramente, ma è un dispiacere non solo come artista, ma anche come fruitrice di bellezza a teatro, di andare a teatro a vedere, una commedia, qualsiasi genere, uno spettacolo di musica non prevalentemente lirica, qualsiasi forma di spettacolo. Se, indubbiamente su questo siamo perfettamente d'accordo. Auguriamoci che con il passare delle settimane, speriamo anche di qualche mese, tutto torni almeno ad una certa normalità, come tutti quanti noi ci auguriamo. Vorrei approfittare, signor Rinaldi, della sua cortese presenza per chiederle il piacere e l'onore, se fosse possibile, di regalarci un assolo lirico a suo piacimento, naturalmente, se ce lo può concedere. Guardi, in tempi non sospetti l'avrei fatto, ma oggi credo che suscitare desiderio di ascoltare penso che sia la cosa principale. Quindi io vi lascerei col desiderio di ritornare ad ascoltare la bellezza. Ne sono straordinariamente convinto e aspettiamolo davvero nella miglior maniera possibile. Poi, naturalmente, signor Rinaldi, ci rivedremo per un'altra meravigliosa intervista Certo. e cercheremo naturalmente di poter sentire anche la sua bellissima e splendida voce che abbiamo ammirato e abbiamo sentito in questi mesi prima che succedesse tutto questo. Grazie.